l'Eurogruppo, riunito in videoconferenza, non ha sciolto il nodo degli Eurobond, i titoli di debito pubblico europeo che dovrebbero finanziare la crisi creata dalla pandemia. 2020년 4월 8일 수요일 에우로 뉴스 세라입니다. 16 ore di discussione, ci siamo avvicinati ad un accordo, ma non ci siamo arrivati. Ho sospeso l'Eurogruppo fino a domani, giovedì. Maggiore ostacolo rimane l'Olanda, che insiste ad imporre condizioni per l'accesso ai fondi contro il parere di Francia, d'Italia e di Spagna. Eurobond에 관해서 erano e restano contrari all'Eurobond perché aumentano i rischi per l'Europa invece di ridurli. In un caso simile, i Paesi Bassi dovrebbero garantire debiti sostenuti da altri Paesi, scritto il Ministro delle Finanze. Mentre da più parti arrivano appelli alla responsabilità, il più recente quello dell'accomissario Gentiloni e del Ministro italiano dell'Economia, Roberto Gualtieri, lavorare a rafforzare la posizione della gran parte dei Paesi dell'Unione. In un messaggio sui social, ha chiesto decisioni ispirate alla responsabilità comune, alla solidarietà, ed ha auspicato scelte coraggiose e condivise. I ministri delle finanze dell'Eurozona hanno fissato il secondo round per giovedì alle 5, quando si incontreranno di nuovo in un'altra teleconferenza. Martedì hanno trascorso 16 ore alle 5 oggi per rispondere da una prospettiva economica all'emergenza coronavirus. C'erano ragionevoli aspettative di un'intesa. Per questo il mancato accordo ha fatto un po' di rumore tra le stesse istituzioni che non sono state in grado di raggiungerlo. Solo pochi giorni fa Angela Merkel ha inquadrato lo scontro tra i problemi di solidarietà, sottolineando che il modo con cui risponderà alla crisi della pandemia costituisce il più grande test per l'Unione Europea dalla sua fondazione. Divisi 27 paesi dell'Unione su soluzioni comuni per sostenere le economie nazionali in tempo di crisi economica da coronavirus. Uniti però dalla crisi stessa. La Grande Depressione infatti non risparmia nessuno, neanche i più forti. In Germania le previsioni non sono poi tanto diverse da quelle fatte da Confindustria per l'Italia. Il PIL tedesco potrebbe calare fino a meno 9,8 punti percentuali nel secondo trimestre. Questo è il più grande declino in Germania dall'inizio dei rialzi trimestrali nel 1970, il doppio rispetto alla crisi finanziaria del primo trimestre nel 2009. La Francia vive lo stesso dramma. Secondo la Banca Centrale, che ha esaminato 8.500 imprese, la loro attività è crollata di un terzo in 15 giorni. Il PIL nel primo trimestre è a meno 6 rispetto al trimestre precedente, che era già in flessione. La Francia è dunque in recessione tecnica. Non credo di aver mai nascosto al popolo francese che questa crisi economica può essere paragonata alla crisi del 1929 in termini di gravità, natura globale e durata. Per non parlare del commercio a livello globale, secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il 2020 registrerà un calo degli scambi tra il 13% e il 32%. Se la pandemia viene messa sotto controllo relativamente presto e vengono messe in atto le giuste politiche, gli scambi e la produzione possono ribalzare quasi fino alla loro traiettoria pre-pandemica già nel 2021. L'Organizzazione per il Commercio ha auspicato che la crisi non porti un rovesciamento della globalizzazione, un messaggio per tutti quegli stati che pensano di riportare in house produzioni strategiche come quella dei medicinali. Il professor Mauro Ferrari si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio Europeo per la Ricerca, il CER, che fa capo alla Commissione Europea. Nominato solo 4 mesi fa, il rinomato esperto di nanotecnologie si è trovato di fronte alla crisi del coronavirus che avrebbe voluto gestire riformando radicalmente l'istituzione che stava dirigendo. Le sue riforme però sono state respinte e per questo si è dimesso puntando il dito contro i tatticismi politici. Penso che sia importante sottolineare che l'Unione Europea ha messo in atto il più ampio pacchetto di misure per combattere il coronavirus e sta sviluppando diversi strumenti per avere il massimo impatto sulla risoluzione della crisi. Per quanto riguarda la ricerca, ho avuto l'occasione di spiegarlo più volte. Abbiamo 140 milioni di euro già disponibili e 18 progetti già avviati. E nella comunità scientifica c'è chi pensa che le dimissioni siano state una scelta sbagliata.
aveva proposto una riorganizzazione piuttosto radicale del Consiglio europeo della ricerca di cui era presidente per finanziare la risposta a questa crisi, ma la sua proposta è stata respinta sia dal suo Consiglio che dalla Commissione europea. E non sorprende perché per molti aspetti è andato molto oltre le competenze del CERN, che non è predisposto ad affrontare un'emergenza. Il fatto che abbia deciso di tornare in America dove lavorava prima non depone poi a suo favore. Per il momento lo shakus del professor Ferrari non ha provocato ripensamenti istituzionali su come impostare la ricerca di questi tempi, di sicuro però ha inferto un duro colpo all'immagine di questa commissione. ...757 decessi nelle ultime 24 ore. Questo è il nuovo bilancio della pandemia di Covid-19 in Spagna, con un ulteriore aumento rispetto a martedì. Lo ha annunciato il Ministero della Salute spagnolo, precisando che dall'inizio dell'emergenza le vittime sono state 14.555, mentre i contagiati sono 146.690. La regione di Madrid resta la più colpita, seguita dalla Catalogna. L'aumento dei contagi giornaliero è lo stesso di ieri, 4%. Ma quello del numero di persone ospedalizzate questa settimana è un po' più basso, spiega la vice direttrice del Dipartimento Emergenze del Ministero della Salute. Questa settimana siamo infatti al 3%. La portavoce del governo Montero ha fatto sapere che la Spagna dovrebbe iniziare ad allentare le misure di confinamento verso fine mese, con la popolazione che potrebbe pian piano tornare alla normalità dopo il 26 aprile, data nella quale scade il decreto governativo. E intanto si moltiplica l'immagine a coloro che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Nelle immagini, quello della polizia all'esterno dell'ospedale da campo costruito alla Fiera di Madrid. Sedrillas, un comune di 700 abitanti situato nella provincia di Teruel, ha chiuso le porte al coronavirus, così come altri 7 comuni della zona. Finora sono riusciti a rimanere al sicuro senza registrare alcun caso di contagio. La chiave del successo è la prevenzione. Pensavamo non sarebbe arrivato fin qui, ma dopo la Corea d'Italia ci siamo detti: eccolo, sta arrivando. Così abbiamo iniziato a prendere le misure che ritenevamo necessarie affinché non arrivasse qui o per l'omino che ci toccasse con il minimo impatto possibile. Il lockdown in questa zona, dove la popolazione è una delle più anziane del paese, è arrivato una settimana in anticipo rispetto al resto della Spagna, seguendo le raccomandazioni del coordinatore del centro sanitario locale. Abbiamo moltissime persone nei loro 70, 80, 90 anni. La Spagna si svuota con i giovani che se ne vanno all'estero, ma qui si rischia che venga sepolta. I casi di cura sono la principale preoccupazione delle autorità. Per sensibilizzare l'opinione pubblica ci sono stati seminari sulle misure di igiene e protezione per prevenire il contagio. Mentre nel resto del paese ci sono almeno 3.600 decessi nelle case di riposo, siamo a quota zero. La casa di cura è stata protetta prima che tutto andasse storto e così facendo il virus è rimasto fuori. Queste misure precauzionali hanno trasformato le autorità in eroi locali. Nonostante il calo della pressione sugli ospedali e sulle strutture di rianimazione, l'Italia resta il paese che finora registra il più alto numero di vittime, 17.127. In Lombardia, la regione più in difficoltà, da oggi opera anche una squadra di medici arrivati dalla Romania nel quadro degli aiuti internazionali. Italia, il corona sicurezza, Romania, OISA, GANUSA들도, 젊은 사람들인데, Lombardia, dopo dell'Italia in questi giorni. Siamo venuti qui per dare una mano al popolo italiano e Romania, stiamo lavorando insieme con loro per dare il massimo che possiamo fare. La procura di Bergamo intanto ha aperto un'indagine per epidemia colposa in merito alla gestione dell'ospedale di Alzano Lombardo, il cui pronto soccorso venne chiuso dopo la scoperta dei primi malati e poi riaperto dopo poche ore. Questo è quello che resta del ponte sul Magra nel comune di Aulla, in Toscana, Lunigiana. Collassato su se stesso poco dopo le 10, ora sembra una fettuccia di tessuto stesa al suolo. Quando è crollato, sopravvissavano due furgoni. I conducenti sono stati entrambi ricoverati in codice giallo, uno a Pisa, uno alla Spezia. Crepi erano state segnalate sul ponte a novembre, dopo un'ondata di maltempo, ma dopo accertamenti il ponte era stato dichiarato agibile dall'ANAS.
agibile fino ad oggi, quando solo lo scarso traffico dovuto al confinamento ha evitato una strage come quella di Genova, città distante appena 100 chilometri. Il ponte unisce infatti Toscana e Liguria. Facile evocare oggi il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 morti. Resta il dubbio che quella tragedia nazionale sia un monito per tutti gli operatori del settore nei giorni di ordinaria manutenzione. La ministra dei trasporti ha chiesto intanto un rapporto ad ANAS, che gestisce il ponte, parte dell'ex strada provinciale. L'area è attualmente sotto sequestro giudiziario. Liguria, Toscana, Liguria. Yeah, 오늘 뉴스에 낮에 낮 뉴스에는 어떤 게 있었냐면요, 우한 지방, 중국의 우한이 봉쇄가 풀려서 아마 어제부터였던 것 같아요. 이 낮 뉴스는 지난 날 걸 이제 방송하니까요. 그래서 그 주민들이 돌아오면서 축제 분위기 같은 그런 내용이었고요. 또 뭐가 있죠? 코로나 19로 그 인구가 많이 이제 사망자가 생기면서 이 바이러스가 인구를 줄이고 있다, 뭐 그런 얘기고요. 오스트리아 같은 경우 코로나 19 이제 오스트리아나 노르웨이 이런 경우도 이제 4월 오스트리아는 4월 20일부터 학교도 이제 다시 재가동이라 합니까? 계약하고, 유치원 같은 경우는 부활절 다음날부터 유치원은 연다고 그러나요. 4월 20일부터 학교, 미용실 이런 것이 이제 활동이 정상적으로 돌아간다고 그러고요. 계속 이렇게 봉쇄매해가 될 거 아니고, 그러니까 이제 차츰 이제 4월 지나면 이제 다른 이제 나라들이 다 유럽에 웬만한 나라들은 조금씩 이제 자가 격리 이제 해제하는 그런 방향으로 갈 것 같은 느낌이네요. 예. 아유. 아까 참 특이한 뉴스가 있었습니다. 어제 뉴스 중에 103세 되는 할머니 이름이 아다인데요. 이분이 코로나19 감염됐다가 치료가 완치됐다고 합니다. 그래서 그 비결이 뭐냐고 하니까 용기와 믿음을 갖는 거였다고 그럽니다. 예. 103세 할머니도 예, 코로나19 완치가 됐습니다. 그러니까 질병 또한 정신력과도 연관이 있는 것 같습니다. 체력도 중요하고요, 정신력도 또한 가져야 되고요. 그러니까 항상 긍정적인 사고로 생활하는 것이 도움이 됐겠습니다. 다들 오늘 하루도 건강하고 행복하시길 바랍니다. 건강하시고 행복하세요. 차오. Buona giornata.